Via il dente, via il dolore, ragazzi. Via il dente, via il dolore, come si suol dire. No, ma quale dolore? Parliamo di un po' di Serie C. So già che farò pochissime visual. Però lo faccio lo stesso. Weekend di Serie C, cosa è successo in questo weekend di Serie C? Successo che abbiamo un campionato molto bello anche quest'anno. A differenza degli anni scorsi, almeno per il momento, perché io ribadisco, vedo nel girone A un ammazzacampionato che è il Vicenza. Anche se l'altra star Padova sta facendo bene. La Triestina è una buona squadra anche. Stanno facendo discretamente. Però vedo il Vicenza che se vince 1-0, però ti dà di squadra forte. Poi hanno quest'anno l'allenatore vincente pure. Sul girone A, ottima vittoria del Padova sulla Virtus Verona. Vabbè, ma chi non è che la Virtus Verona fosse destinata a durare nei quartieri altissimi della classifica. Vittoria del Padova che sembra destinata a recitare un ruolo da protagonista nel girone A. Male le piemontesi, molto male. Alessandra Novara veramente di due non se ne salva una fino adesso. Brutta sconfitta da Alessandra in casa con Lumezzane. Novara pareggiato mi sa con la Gian Erminio. Diciamo che quest'anno sarà interessante vedere la lotta playout, perché nel girone A, ribadisco, vedo una squadra più forte delle altre, che è il Vicenza. Girone B è il più bello, è tecnicamente il più valido. Il Cesena dopo la sconfitta di Olbia della prima partita vince sempre. Il Pescara deve recuperare una partita. Il Pescara è forte. Chi è in ritardo, pesante ritardo, è la Spal, che dopo aver perso col Perugia perdeva in casa con la Lucchese, poi la partita è stata sospesa per maltempo. Però in testa c'è sta cazzo di Torres in testa che vince sempre. E poi c'è la Carrarese che sinceramente è una buona squadra che gioca un bel calcio. Però sarà un gran bel vedere. Io per il girone B prospetto una lotta fra Pescara e Cesena. Il Perugia ce lo vedo un gradino sotto queste due qua. Cesena è un'altra squadra molto forte. Però il Pescara. Juve Next Gen, seconda vittoria consecutiva, ha battuto la Recanatese. Ora 6 punti in classifica. Non è che si pretenda molto dalla Juve Next Gen, però la vittoria di Ancona ha significato parecchio. Gran gol di Yıldız. Ma anche se hanno perso le altre, non è che hanno perso male. Per esempio, a Rimini 4-3, lì proprio a Rimini a Pescara, vabbè, a Pescara ci sta. Il Pescara con il Cesena la favorita del girone B. Però quell'Huijsen a Pescara e a Rimini ha fatto cagare. Ma non dico a Pescara, dove pure la partita fu molto più equilibrata di quel che diceva il punteggio, e ciò ci fa capire gli erroracci della difesa, che la vidi quella partita tra l'altro. A Rimini, vedendo i risultati, almeno il pareggio lì si poteva prendere, però dove ci sarà gran bagarre quest'anno a differenza, cioè avrà uno svolgimento diametralmente opposto a quello della passata stagione, dove avevamo una corazzata ingiocabile, una quasi ingiocabile e una che insomma andava a traino delle due. Avevamo Catanzaro, Crotone e Pescara che fecero letteralmente il vuoto, specialmente le due calabresi l'anno scorso. Quest'anno invece secondo me sarà il posto che fu l'anno scorso il girone A, quello con la media punti più bassa della squadra promossa. Quest'anno sarà il girone C. Quest'anno il girone C sembra tornato agli antichi fasti della Serie C meridionale, dove il gruppone, partite mai scontate, è
noi a Barletta, girone meridionale di Serie C lo conosciamo benissimo. Ogni partita è una battaglia. Fuori casa è difficile vincere. Anche se ho visto Catania-Foggia nel weekend, e devo dire che il Foggia è stato cinico al massimo. Foggia che ha un allenatore che l'anno scorso è retrocesso, Mirko Cudini, che però per me è un bravo allenatore. Ha il campo ancora una volta squalificato per l'intemperanza dei suoi tifosi. Il Catania, uno squadrone che non segna. Il Catania è uno squadrone che non segna. Ragazzi, Chiricò e Di Carmine sono un lusso per la categoria e lo sappiamo benissimo. Il Crotone si è un po' rifatto vivo, 1-0, battuto e sorretto. Bene il Taranto, 3-2 in casa della Monterosi. Si è ripreso pa è parecchio il Benevento. Il Picerno vince in casa della Turris. No, in testa però ci sono Juve Stabia e Latina. L'Avellino, dopo il cambio d'allenatore, ha cominciato a ingranare. Diciamo che questo sarà un girone molto, 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 molto equilibrato. Secondo me l'unica che poteva ambire a staccare, ma evidentemente non sarà così, a staccare la concorrenza è il Benevento. Viene da una retrocessione, da squadra partita per i playoff. Il presidente è abbastanza munifico, ha cambiato molto, è una squadra che ha cambiato molto. Secondo me bisogna aspettare almeno 1 o 2 mesi per vedere il vero Benevento, la vera forza del Benevento. Però quest'anno, raga, Juve Stabia per me, la Juve Stabia lì ci resta nelle zone alte della classifica. Poi il Taranto, anche Capuano è bravo, ragazzi. È pittoresco, ma è bravo Capuano. Il Foggia sembra si stia riprendendo. Ci sono molte gare da recuperare, però. L'Avellino si sta riprendendo. Crotone anche. È un bel vedere quest'anno il girone C. E sarà più combattuto sicuramente, perché mentre nel girone A abbiamo secondo me una regina e tante 3 o 4 ancelle, nel girone B abbiamo due squadre che secondo me finiranno con lo staccare tutta la concorrenza, che sono Pescara e Cesena, che per me potrebbero anche giocare il ruolo che l'anno scorso è stato di Catanzaro e Crotone, queste due. Girone C secondo me quest'anno è da seguire, perché è tanta roba sia in cima che in coda, molte partite da recuperare, Brindisi e Taranto su tutte. Sta facendo bene il Cerignolo, che mi sa che è ancora imbattuto. Monopoli ha preso 4 schiaffoni ad Avellino. È un gran bel vedere la Serie C quest'anno. Seguitela. Ahimè, le solite cattedrali nel deserto. Purtroppo, vedi Mantova, vedi Padova, squadre in testa al loro girone al momento. L'unica che fa il pieno delle grandi piazze è Vicenza, al momento. Taranto, Foggia fanno poco, Avellino qualcosina in più, Castellammare di Stabia, vabbè, lì lo riempiono sempre il Menti a Castellammare di Stabia, è un peccato, è un peccato davvero. Speriamo di continuare a assistere a uno spettacolo degno di quello delle scorse stagioni. E io continuerò a tenervi ragguagliati. Ragazzi, iscrivetevi al canale.